Gran parte, se non tutte, le disparità di genere partono dalla decisione di fare figli, però questo è un desiderio che si insegue in due, è giusto che in due si condivida come tenere insieme carriera lavorativa e cura dei figli. Si tratta di passare da politiche di conciliazione, dove solo alle donne, sempre solo alle donne, viene chiesto di conciliare vita e lavoro, a politiche di condivisione, dove la ricerca di un equilibrio più vero tra scelte di vita e scelte di lavoro è condivisa dalle coppie. Quindi ci sono già oggi 5 mesi di maternità obbligatoria, domani con questa proposta ci saranno 5 mesi di paternità obbligatoria. Ci sono congedi facoltativi, ma spesso usati solo dalle donne, e la nostra proposta 6 mesi per le donne, 6 mesi per gli uomini, con coperture retributive più forti, perché quando hai un congedo devi avere anche uno stipendio per arrivare a fine mese per conciliare condivisione e giustizia sociale. Oggi di nuovo il part-time è usato anche come uno strumento di conciliazione, però di nuovo solo per le donne, spesso con part-time involontario, per cui lavoro meno, faccio meno carriera perché ai figli devo pensare sempre e solo io. In questo caso incentiviamo un part-time di coppia, come avviene in Germania con successo ormai da 10 anni, però solo se entrambi all'interno di una coppia lo prendono. Ci sono sgravi per le imprese e c'è un'indennità che copre il calo di reddito perché lavori meno, quindi conviene di più alle lavoratrici e ai lavoratori e alle imprese, ma solo se entrambi i genitori lo prendono. Beh, oggi tutti gli studi economici sulle disparità di genere nel mercato del lavoro, perché le donne guadagnano meno anche a parità di mansioni, perché le donne lavorano meno, ci raccontano la solita storia, che l'80% di queste disparità è legato alla scelta di avere figli. Un tempo era dovuto anche a livelli di istruzione diversi, a scelte diverse. Oggi gran parte, se non tutte, le disparità di genere partono dalla decisione di fare figli. Però questo è un desiderio che si insegue in due. È giusto che in due si condivida come tenere insieme carriera lavorativa e cura dei figli. Se vogliamo tornare a crescere, creare opportunità in questo paese, abbiamo due serbatoi da utilizzare, l'occupazione giovanile e l'occupazione femminile. Giovani e donne devono poter inseguire i loro sogni e le loro potenzialità devono essere messe a frutto per loro e per la crescita del paese. Perché abbiamo una struttura sociale, un'organizzazione del lavoro e del welfare fortemente patriarcale e anche, diciamolo, fortemente gerontocratica. Donne e giovani restano schiacciati sotto un sacco di leggi, di tutele di welfare che non esistono e un sacco di strutture organizzative che scaricano su di loro i costi dell'aggiustamento, sia flessibilità, sia cura dei figli, sempre e solo giovani e donne devono pagare il conto. È giusto tutelare tutte le famiglie, anche quelle in situazioni di omogenitorialità. Noi abbiamo un diritto di famiglia che è indietro, che non riconosce il desiderio di adozione, per esempio, di coppie gay o lesbiche. E questa è un'altra riforma da fare, ma nelle more di questa riforma guardiamo in faccia la realtà. Ci sono molte famiglie in condizioni di omogenitorialità e è giusto che anche per loro ci siano tutele forti, congedi di paternità obbligatorie, congedi di maternità e paternità con un'indennità vera. E quindi questa è una proposta che parla alla libertà di tutti, uomini, donne e tutte le famiglie.